Offrire un pasto a persone in difficoltà è quanto potranno fare i clienti dei ristoranti milanesi che aderiscono a Cena Sospesa, un'iniziativa di solidarietà e condivisione che reinterpreta la tradizione partenopea del caffè sospeso, un'iniziativa promossa dalla diocesi di Milano con il patrocino del comune e realizzata dalla Caritas Ambrosiana con il sostegno delle associazioni di categoria. Da agosto nei ristoranti aderenti a Cena Sospesa ci sarà un portaconto che spiega il progetto. Al momento di pagare la cena si potrà fare una donazione con un'apposita busta da depositare in una teca. Le donazioni verranno interamente trasformate dalla Caritas in ticket spendibili in ristoranti e supermercati che verranno distribuiti dai 171 centri di ascolto Caritas di Milano a persone e famiglie in difficoltà. I nostri centri di ascolto che accompagnano queste famiglie potranno avere uno strumento in più. E noi cerchiamo di incontrare i volti delle persone in difficoltà, cercare insieme a loro di trovare la strada per andare verso l'autonomia, che è avere un reddito sufficiente e una casa dignitosa. Naturalmente ci sono delle fasi intermedie, bisogna anche dare un aiuto per arrivare alla fine del mese e per poter nutrirsi in modo dignitoso. Un modo per dare un'opportunità a tutti di recuperare in un momento di difficoltà. L'importante è riuscire a dare un contributo a chi ne ha bisogno. Un gesto concreto, discreto, fa pensare. C'è gente che non può accedere neanche a mettere insieme la cena col pranzo o viceversa. E quindi mi pare che sia questo uno degli scopi che la comunità cristiana, la Caritas hanno in occasione di Expo, di far pensare concretamente, intelligentemente sul tema nutrire il pianeta, energia per la vita.